Per il mio viaggio in Sri Lanka ho scelto la nuova X3, la più piccola e la più leggera fotocamera con mirino elettronico e lenti intercambiabili della serie X di Fujifilm. La fotografia in strada mi ha sempre affascinato per la sua continua complicità tra preveggenza e casualità. In strada non siamo noi a cercare le immagini, ma sono loro a trovarci. Durante il mio viaggio ho utilizzato una sola ottica, il Fujinon XF 18 mm F2R, un 27 mm equivalente nel formato 35 mm. È una lente versatile e perfettamente equilibrata rispetto a questo corpo macchina. È estremamente adatta se si vuole essere dentro la scena e se nelle proprie immagini si cerca di lavorare per livelli, quindi collocando soggetti sui diversi piani sequenziali. Adoro il mix tra la luce naturale e la luce artificiale. Parte delle mie immagini le ho ottenute proprio utilizzando un flash off camera, le FX500. Credo che questo contribuisca a conferire tridimensionalità, surrealismo e plasticità ai soggetti. Il nuovo sensore APS-C X-Trans CMOS 3 da 24 megapixel ci regala immagini nitide e dai colori vivi. La strada sa sempre stupirti, ti può capitare di camminare a fianco ad un elefante o di dover aiutare la polizia a spingere un tuk-tuk. Amo incrociare lo sguardo e fotografare sconosciuti. Nell'istante stesso in cui facciamo scattare l'otturatore, quelle persone smettono di essere strane. In un qualche modo è come se le si portasse per sempre con noi. Comodo lo schermo LCD touch da 3 pollici e il nuovo joystick con cui gestire i punti di messa a fuoco. Sui treni affollati che viaggiano verso Colombo, le scene cambiano in maniera frenetica. E la nuova modalità di scatto a raffica da 8 fotogrammi al secondo può esserci di grande aiuto. La fotocamera è molto di più che un semplice apparecchio di registrazione. La nuova X3 è il mezzo perfetto per continuare ad emozionarsi ogni giorno.